storico che sono 30 anni che gira gli archivi nazionali e non solo, io dico sempre che è una persona che pensi in napoletano e parli italiano, e lascio la parola a Fernando Riccardi. Non si sente, quindi parliamo senza microfono. Non si sente. Sente? Adesso si sente. Guardate, vi dico una cosa, io sarò breve, ma questa volta nel senso sarò breve veramente, no? Perché generalmente quando si dice sarò breve poi ci si abbuca, quindi invece innanzitutto ringrazio chi ci ospita, perché per me venire qui a Napoli, un posto che non conoscevo, ma di questa bellezza, è qualcosa di veramente che fa bene al cuore. Molto apprezzato gli interventi che mi ha preceduto, che è Giuseppe Cerroni, che è Fernando di Miele, soprattutto ho apprezzato la parte del tuo intervento, quanto veramente hai sfatato la leggendina che vuole il cardinale Ruffo, un conservatore. Guardate, era così conservatore il cardinale Ruffo che forse nessuno sa, o pochi sanno, che la modifica delle paludi pontine è stata iniziata proprio da Fabrizio Ruffo, quella famosa modifica che poi viene completata durante il fascismo. Il primo che ci mise mano fu il cardinale Fabrizio Ruffo, il quale, ad onor del vero, era così poco conservatore che a Roma si inimicò gran parte dell'establishment, come si dice oggi. Tanto è vero che fu lo stesso pontefice, pur riconoscendo le sue indubbie doti, fu costretto a defenestrarlo in paradolone. Ecco. Quindi sfatiamo questa leggenda nera, così sfatiamo l'altra leggenda nera, che vuole il cardinale Ruffo alla guida di un branco di predoni, di scalmanati. Fabrizio Ruffo riuscì nella non facile impresa di partire da zero, di mettere assieme un'armata degna di tale nome, ed ebbe un'intuizione geniale di chiamare questa armata Armata Reale e Cristiana. Perché Armata Reale e Cristiana? Reale perché si rifaceva al suo legittimo re, che era Ferdinando II di Borbone, il quale, sono d'accordo con Ferdinando di Miele, non ci fa la cartella figura in tutta questa vicenda. Sì, quarto, scusate, perché Ferdinando II era il nipote, e che poi rincontreremo nella vicenda tumultuosa del 860. Quindi reale perché era di ispirazione reale, cioè lui riconosceva che il legittimo re era Ferdinando IV e quindi voleva mettere sul trono di Napoli Ferdinando IV. Ma l'intuizione, secondo me, straordinariamente vincente, potremmo dire, è proprio di prendere il simbolo della croce come emblema della sua armata e ricalcando un po' quello che era successo con Massenzio, no? Con Costantino, quando i Doc Signorigens, no? Quando prima della battaglia di Montemilvio contro Massenzio gli appare questa croce, lui capisce che deve impossessarsi di questo simbolo così forte, e quindi vince la battaglia contro i pagani, contro Massenzio, proprio brandendo come spada la croce, se possiamo dire. Fabrizio Ruffo fa la stessa cosa, più o meno. Qual era il simbolo più vero di sedicenti repubblicani? L'albero della libertà, quello che a Napoli chiamavano lo struppone. Sotto l'albero della libertà si battezzavano i bambini, si facevano matrimoni, le unioni civili, per così si potrebbe dire oggi. Era una cosa che nella nostra tradizionale educazione cattolica era una cosa di sconvolgente. Ruffo capisce che deve ristabilire le proporzioni. La croce al posto dell'albero della libertà, e signore mie, non c'è partita perché si tratta, come diceva Ferdinando di Miele prima, di mettere in luce quelle che erano le nostre comunità. Noi siamo stati sempre un popolo non soltanto cristiano, ma soprattutto profondamente cattolico. E quindi Ruffo, a partire da vita, riesce a mettere insieme, partendo dai suoi amatissimi calabresi, come li chiama De Tomasi nella sua preziosa cronaca, mette insieme questi calabresi, poi affluiscono da ogni parte del regno ex soldati del 18 esercito borbonico, commercianti, artigiani, contadini, gente normale. Lo stesso Pecco Manzi racconta che lui, mentre si trova a Messina, viene rapito dalla idea del cardinale Ruffo e, senza pensarci su, due volte si sì,
che questa avventura poi diventerà commissario dell'armata, quindi un compito importantissimo che doveva badare alla sussistenza. Però fatto sta che in pochi mesi, sconfiggendo, ha incontrato anche delle resistenze da parte dei repubblicani, degli alleati giacobini, che tanto avevano pensato bene di tagliare la corda, perché già dal marzo del 1799 i giacobini iniziano a ritirare, perché nell'Italia settentrionale l'armata austro-russo di Suvarov aveva già sconfitto più volte Napoleone, quindi era praticamente impossibile mantenere un contingente dell'Italia meridionale quando il fulcro ormai si era spostato nell'Italia settentrionale. Ma poi sfatiamo un'altra leggenda, perché il 1799 è fatto di tante leggende che io definisco vere. E sfatiamo un'altra leggenda. La sedicente Repubblica Napoletana, che si instaura nel gennaio del 1799 e si esaurisce il giorno di Sant'Antonio nel 1799, quindi facendo un po' di calcoli saranno meno di 6 mesi, perché mi pare il 25 c'è cioè la proclamazione della Repubblica, il 21, quindi neanche 6 mesi, diciamo. Dove sta, signori miei, unitamente, dove sta mai ufficialmente riconosciuta dal direttore francese? E perché gli ambasciatori della sedicente, del sottolineo sedicente, Repubblica Napoletana, vanno a Parigi, ma non vengono neanche ricevuti, vengono spediti indietro. E per un semplice motivo: perché la Francia, perché Parigi, perché il direttore non voleva nella maniera più assoluta che a Napoli si creasse uno stato pur anche satellite. Perché la mucca, la vacca da mungere, era il regno delle due Sicilie, era l'ex regno delle due Sicilie, che non doveva avere alcuna autonomia. Ecco perché quel gruppo di repubblicani che tentano di amministrare la cosa pubblica, ma non ci riescono perché non avevano alcuna possibilità di riuscirci con lo stravolgimento epocale di cui parlava Ferdinando di Medici, non sono mai state legittimate dalla Francia. Ci sono delle lettere conosciute da sempre del commissario, oggi si direbbe politico, che era un certo Faimbourg francese, in cui diceva assolutamente a Napoli non deve nascere nessuno stato autonomo, perché era un po' la logica di Napoleone, no? Che era quella di formare degli stati fantocci che poi dovevano essere messi, visti a uso e consumo della Baremare, in questo caso Parigi. Quindi, stando così le cose, signori miei, la Repubblica, io avrei sicurato anche troppo, perché non poteva essere, non poteva funzionare questa legge. Ecco perché quando il cardinale Ruffo ha questa intuizione geniale, guardate, il cardinale Ruffo è una grandissima figura, purtroppo ignorata dalla storiografia, perché è una di quelle figure discutibili che appartiene al mondo che noi vediamo con favore, ma che purtroppo dalla storia è stato denigrato. Però il cardinale Ruffo si rende autore di un'impresa straordinaria, formidabile, eccezionale. Provate a spostare le proporzioni, no? Se fosse stato dall'altra parte, il cardinale Ruffo avrebbe avuto delle statue non di angolo di tanto, invece adesso è il cardinale Nero, e quindi è una sorta di delinquente, una sorta di bandito alla guida di altri banditi. Non è così, e lo dimostrerà in seguito, perché poi anche dopo l'impresa del cardinale Ruffo, Fabrizio Ruffo sarà protagonista della vita umana, del Romano Pontefice, sarà il grande lettore di altri padri. Purtroppo ancora una volta i regnanti borbonici non dimostrano troppa lungimiranza, perché dopo il 1799 il cardinale Ruffo viene congelato, insomma, in maniera così quasi su due piedi, per poi ritornare però da Polinà nel 1820-1821. E quando le vicende carbonare del 2021 c'è una reazione blanda da parte dell'amministrazione regia, da parte della corte borbonica, del re borbonico, è proprio perché questa volta si è ascoltato i consigli saggi al cardinale Ruffo, il quale cardinale Ruffo, detto per inciso, non avrebbe voluto mandare a morte i 99 repubblicani di cui parlava Giuseppe Serroni, ma soprattutto l'impuntatura di Nelson e della regina moglie di Ferdinando IV, che non dimentichiamo, della scusata, era la sorella di quella che aveva avuto il collo tagliato nel 1793, quindi un po' di paura c'è.
Però d'altro canto non dimentichiamo anche un'altra cosa, che essendosi schierato contro il volere del sovrano, e soprattutto il terzo, il Ruffo ha rischiato seriamente di essere arrestato. E lo dice anche per Tommaso nella sua preziosa prova. Quindi, e concludo, cerchiamo di ristabilire la verità delle cose, la verità storica. Guardate che la storia non si fa, io lo dico sempre, non si fa né con le recuperazioni né con le ricostruzioni fantasiose, si fa con i documenti, si fa con le carte. Voi è stato fatto vedere all'inizio un video raccapricciato, ma che non è una finzione, è quello che è realmente accaduto nel 1799. Vi porto soltanto un dato, abbiamo 99 repubblicani che vengono mandati al Parigi, 99, ed è una cosa che su cui si può discutere, ma ci sono centinaia e centinaia di persone innocenti mandate, scartate letteralmente dai giacobini, della chiesa di Isola del Lido, dell'Alta Terra di Lavoro. Il 12 di maggio 1799 vengono ammazzati 350 sono in una chiesa, abbiamo visto, l'abbazia di Montecassino viene distrutta, viene data alle fiamme, le pergamene del prezioso archivio vengono utilizzate per incartare salari, la Marsigliese viene cantata nell'abbazia di Montecassino con una serie di asini che fanno la processione vestiti con i paraventi sacri. Questi erano i giacobini. A Vinturno vengono scartate altre 300, 400 persone, perché si erano opposti, tentavano di opporsi ai giacobini che volevano entrare in città. Allora, rimettiamo un po' a posto le informazioni. Appunto, rimettiamo a posto le informazioni. Perché è vero, ci sono stati eccessi da una parte e dall'altra. Però parliamoci chiaro, noi siamo stati aggrediti, ci siamo difesi. E poi c'era una lotta da perpetrare contro l'esercito più potente del mondo, che era quello da Napoleone. Guardate, io concludo dicendovi due piccoli particolari, che poi tanto piccoli non sono. Ha ragione Fernando Di Pietro, bisogna guardare un po' più le fonti, che non sono soltanto le fonti di archivio. Per esempio, andiamoci a guardare con attenzione i libri mortuori delle chiese parrocchiali. Andiamoli a consultare. Non è una fredda e lapidaria elencazione di decessi, sono una miniera di notizie. Ebbene, da questi libri mortuori delle chiese parrocchiali, per quel che riguarda l'Alta Terra di Lavoro, stiamo preparando un lavoro che penso e spero possa vedere la luce di qui a qualche tempo, nella parrocchia di Acce, che è un piccolo paesino che si trova tra San Germano, Odierna Castillo e Sola, quindi il cuore dell'Alta Terra di Lavoro, vengono riportate due decessi, imputabili tutti e due ai giacobini, alla violenza giacobina. Uno che era notato Filippo Vannucci, 90 voi immaginate un uomo novantenne, per quanto bene si possa mantenere, quale insidia poteva essere per i giacobini, 90, ma c'è qualcosa ancora più sconvolgente. Viene riportata la morte di un bambino, di un neonato, meglio dire, di cui non viene riportato neanche il nome perché non si conosceva e perché probabilmente non era stato ancora battezzato, che viene ucciso, come dice il sacerdote che trascrive là, ad uberamatis, è un'espressione latina che per farvi vedere l'insegno, mentre prendevi il latte dal seno della madre. Capite? Sì. Questa era la libertà di cui si che Dio la bottiglia con noi. Per voi, rimettiamo a posto le cose, guardiamo le carte, quando vogliamo stravolgere niente. Vogliamo soltanto raccontare la storia come effettivamente è andata. Concludo facendo il mio piccolo un appello. Vedere qui oggi così tanta gente, un sabato pomeriggio, a Fonso, anche sta piovendo anche, quindi speriamo che riesca a rinfrescare l'aria. Dovrebbe essere molti di più. E sapete perché non siamo tanti? Vedo a pieno siciliano che scuote la testa, spero che possa essere d'accordo con me. Io lancio da me, vedo Vincenzo Murini, vedo Erminio De Biasi, vedo il presidente Giardino, vedo tanti amici con i quali abbiamo condiviso tanti anni di lotta.
Smettiamola con queste frammentazioni, smettiamola. Smettiamo oggi, fare un convegno oggi, farne un altro domani e fare un altro dopodomani ancora. Deve essere un arricchimento, non una divisione. Perché quando dobbiamo parlare di queste cose che appartengono alla nostra terra, alla nostra storia, abbiamo il dovere di essere tutti quanti uniti, tutti quanti insieme. Io lancio un appello a tutti gli uomini di buona volontà, direbbe qualcuno, lasciamo perdere gli amici. Cerchiamo di ritrovarci insieme su alcuni valori fondati della nostra storia. Questa è la cosa migliore che può uscire da un appuntamento come questo che stiamo vivendo. Io vi ringrazio tutti e spero di ritrovarci.